Eccoci tornati, siamo nell'intervallo della gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A femminile. La Fiorentina è avanti di 3 gol sul San Zaccaria, aperto immediatamente le marcature con Tone Guagni e poi con la stessa centrocampista destra ha poi aumentato il punteggio a ridosso dell'intervallo. Come vedete sono in compagnia del presidente della Fiorentina Calcio Femminile, il Sandro Mencucci. Grazie intanto per averci raggiunto in postazione. Grazie a voi, buongiorno. Abbiamo un conto in sospeso con questa squadra, per cui dobbiamo andare avanti. Avete un po' il dente avvelenato per la sconfitta in Coppa Italia? Beh sì, una sconfitta forse meritata, e comunque era andata così e principalmente ci avevano tolto da una competizione per noi importante, per cui è chiaro che oggi forse c'è anche una motivazione in più per voler dimostrare che quella partita è stata veramente un passo falso. È una Fiorentina che è molto vicina ad alla seconda vittoria consecutiva in campionato, risultato che non era ancora riuscita a raggiungere. Questo significa di una crescita, diciamo, lenta ma costante. Consideriamo che comunque questa squadra ha avuto diverse novità quest'estate, è stata cambiata abbastanza, non solo è cambiata anche la proprietà della stessa, tutti i dirigenti, tutto lo staff, a parte il mister, per cui è ovvio che ci deve essere un periodo di assestamento, comunque di preparazione diversa. Io credo che adesso tutto il nostro impegno settimanale lo vediamo in campo e piano piano penso che potremmo anche risollevarci o riscalare un po' la vetta della classifica, verso la vetta della classifica. Ritiene che con questo campionato a 12 squadre, che comunque dà poco spazio per le rimonte, purtroppo per voi naturalmente, ma anche per le altre, ci sarà modo secondo voi di rimontare? Naturalmente noi ci proviamo, questo è ovvio, rispettiamo la Verona che è prima in classifica e che comunque forse ha avuto un calendario diverso dal nostro che le permette di essere lassù in cima. Credo che il nostro grande rammarico sia stato quello di perdere una partita in casa con il Tavagnacco, dove forse ancora noi non avevamo capito dove stavamo, e poi vedere un pareggio a Mozzani, che è una partita che noi comunque dovevamo vincere e meritavamo di vincere, ma per un errore arbitrale che hanno convalidato un gol in fuorigioco assolutamente inesistente ci ha visto pareggiare. Quindi ecco questi due episodi che adesso vorremmo che dimenticare e far sì che poi arrivare al 31 di gennaio, scontro diretto con il Verona, in una posizione un pochino più vicina di quella che siamo adesso. Voi siete dei precursori perché siete stati i primi ad aver acquisito direttamente la formazione femminile. C'è stata una riunione in Lega Serie A con Rosella Sensi, che è il delegato della PGC al calcio femminile. Quali sono state le risposte dai colleghi poi? Ma c'è un grande sforzo da parte della federazione, veramente lodevole, e anche da parte della Rosella Sensi, che è una persona di grande qualità e di grande capacità e grande esperienza, alla quale dobbiamo solo dire grazie che ora si sia dedicata a questo nostro settore. Credo che ancora a livello di calcio maschile ci sia, non dico scetticismo, perché comunque hanno capito molti che il progetto fiorentino è un progetto bello, è un progetto interessante, è un progetto anche non solo sportivo ma anche culturalmente interessante. Hanno visto quello che stiamo facendo noi e credo che certe società, specialmente le più illuminate, possano venirci dietro e far sì che poi un domani potremmo avere anche sfide come Fiorentina-Juventus, per esempio, che è un classico grandemente sentito dalle tifoserie maschili anche per le femmine. Un'ultima domanda riguardo il mercato, se magari a gennaio o in queste, insomma, fino al 9 ci sarà la sosta, fondamentalmente questa è l'ultima giornata del 2015, poi si riprenderà il 9, se insomma pensate di fare qualcosa per rimpolpare la rosa, che comunque numericamente è già molto ampio. Ma noi dal primo momento che siamo arrivati abbiamo detto che vorremmo vincere con le idee o con la professionalità e non con i soldi, perché altrimenti sarebbe facile andare, o facile per modo di dire, comunque andare poi a prendere i migliori soggetti e offrirgli dei contratti diversi, ma non lo vogliamo fare. Abbiamo stabilito un budget che è pari a quello delle prime in classifica
e vorremmo mantenere questo. La rosa è competitiva, ora vediamo se può darsi che qualche giocatrice potrà andare via o per avere più spazio oppure anche per seguire altre diciamo vicissitudini all'estero, perché comunque specialmente per le atlete straniere, e quindi in quel caso casomai potremmo vedere se c'è qualche opportunità per rinforzare questa squadra, che comunque credo non ne abbia bisogno, perché abbiamo un 11 titolare molto preparato e anche quelle, le cosiddette riserve, sono all'altezza delle titolari. Le rubo una curiosità, poi la lascio andare e la ringrazio. 4 retrocessioni in un campionato da 12, si dovrebbe fare qualcosa? Assurdo, praticamente è una norma che non condivido. No, forse non spetta nemmeno a me dirlo perché siamo gli ultimi arrivati, però se devo dire qualcosa è assurdo che un terzo delle squadre del campionato di Serie A possano retrocedere, e tra l'altro è ancora più assurdo pensando che poi spesso, ahimè, le squadre di Serie B non sono solo di una categoria inferiore ma sono di categorie molto inferiori. Ora abbiamo visto per esempio lo scorso sabato, abbiamo giocato una squadra rispettabilissima, persone serie che fanno con questo sport con grande impegno, ma abbiamo vinto 11-0. Non è possibile in un campionato di Serie A vincere 11-0, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, e credo che in un campionato a 12 4 recessioni siano assurde. Credo quelle squadre che si sono strutturate per rimanere in Serie A bisogna lasciarle in Serie A. Io credo che casomai dovremmo ampliare, se proprio vogliamo concedere possibilità alle squadre di Serie B di venire in Serie A, allarghiamo, facciamo anziché 12 facciamo 14-16, e piano piano arriviamo a un campionato di 18-20 che potrebbe essere quello più giusto per un campionato serio. Perfetto, ringraziamo il presidente della Fiorentina Femminile Sandro Mencucci, grazie naturalmente, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie a voi, auguri a tutti.